Sì, a Forlì c'è i Viola Lab. Che roba! Che roba! E che Viola Lab? Siamo tornati a respirare l'aria della Romagna, terra che ha dato i natali a grandissimi personaggi di valore storico. I Morgagni, i Pascoli, Giovanni dalle Bande Nere, Laura Pausini. Oh, la Pausini è nella Faenza, eh? Ma c'è un personaggio altrettanto importante che non è riportato nell'elenco che trovi sull'internet. La mia nonna. Allora, la trippa. Oio, già mi dà noia sto trespolo qui. Non è proprio, non tu ti fa male. Siamo in Corinthia, eh? Ah sì? Eh sì? Io bello! Ebbene sì, nonna Lasagna nasce a Forlì il 5 marzo del 1936 ed è proprio lei che ci ha fatti tour per la giornata di oggi. Ecco, dopo questo bigliettino bellino, tu giri e tu trovi tutto. C'è a posto? A posto! Allora me lo tengo questo, eh? Sì. Come gran parte delle città di questa regione, anche Forlì venne fondata dai Romani. La chiamavano Forum Livium, un castrum fondato lungo la via Emilia. Questa sì, lungo la via Emilia, chiedo scusa Faenza, invece era lungo un'altra via, ma ero confuso. Pensa che qualche anno fa Forlì ha festeggiato i 22 secoli di storia. 22 secoli, sono tantissimi. Di quel periodo purtroppo non rimangono molte tracce, ecco perché noi ci spostiamo direttamente alla Rocca di Ravaldino o Rocca di Caterina, perché qua dal 1488 governò la città una delle donne più importanti del Rinascimento italiano, Caterina Sforza, che purtroppo venne sfrattata all'alba del XVI secolo da quel bucaiolo di Cesare Borgia, detto il Valentino, che dopo una cruenta battaglia restituì la città al papato. Quello che vediamo là, anche abbastanza grande, è lo stemma dei Borgia, che ricorda proprio quell'accaduto. Procediamo, come dice il bigliettino della mia nonna, in piazza Saffi, vero simbolo, vero cuore della città di Forlì. Si legge una sega come gli ha scritto in etrusco. Qui mi sembra tutto enorme, dai loggiati ai palazzo e le poste fino al campanile di San Mercuriale, alto più di 70 metri. Pensa, l'abbazia di San Mercuriale detiene anche un piccolo primato, quello da avere sulla facciata il primo presepe della storia dell'arte. E ci sono tutti, c'è Maria, c'è Giuseppe, c'è Re Magi, c'è anche i bambini Gesù. A proposito, come siamo Re Magi? Melchiorre, Gaspare. Piazza Saffi è famosa per aver ospitato la cruenta battaglia di Forlì, riportata anche da Dante nel 27° canto dell'Inferno. Il nostro amico sommo poeta è probabilmente per entrare a Forlì sarà passato da questa porta, da Porta Schiavonia, ora non proprio questa perché questa è una riproduzione del 700, ma qua ai tempi di Dante c'era una porta che faceva entrare e dava il benvenuto a chi arrivava dalla Toscana. Questa è una porta stupenda, pensa che è l'unica porta delle mura di Forlì rimasta intatta dopo lo sventramento del 1900. Prima dell'ultima tappa c'è da omaggiare un altro grande figlio di questa terra, Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, nato a Forlì in Popoli, qui vicino. Lo omaggeremo mangiando i dolcetti tipici di questo periodo, le fave dei morti. Sono tipo gli amaretti, però un pochino più morbidi, sempre fatti alla mandorla. Leggenda narra che questi dolcetti venissero dati dagli uomini ai morti quando essi tornavano sulla terra la notte del 31 ottobre e 1 novembre. Come ultima tappa visiteremo il Duomo di Santa Croce con queste colonne bellissime che danno proprio un'impronta neoclassica al monumento. Sembra di essere davanti a un tempio greco. Gran parte degli interni risalgono al 600, compresa la cappella dove è costruita l'immagine della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì. Andiamo, si riparte, oh forza! C'è il secondo tempo! La incrocia! Tutte le volte la incrocia sempre! Il mondo la incrocia sempre! Buonanotte a tutti! Buonanotte. Grazie! E anche, allora Forlì c'è Garbacumonte, i dolcini dei morti anche, che cavolo si è perso, vedrai, ora porta anche male, male, meno male, se no se si vinceva mi toccava sempre venire qui avanti Andrea, dai di lusso, vai!